Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale di Justin Apple. Oggi vi voglio raccontare un gioco che è spettacolare. 100, 100, 100. Chi ha vissuto gli anni 90 con un po' di consapevolezza saprà sicuramente distinguere questo motto che accompagnava ogni giro di ruota del famoso programma televisivo Ok, il prezzo è giusto, condotto da una giovane Iva Zanicchi. Perché partiamo da questo per la recensione di oggi? Semplicemente perché il nostro scopo di Nandrez è raggiungere la fatidica soglia dei 100 punti. Se mi Secret Software ha sviluppato un gioco di qualità e longevità, sfruttando una grafica minimale ed un gameplay spettacolare, che ad ogni nuovo livello ci presenterà nuove difficoltà da affrontare con intelligenza ed abilità. Partiamo dallo spiegare qual è lo scopo di ogni livello. Come dicevamo in precedenza, dobbiamo raggiungere la soglia dei 100 punti. Ma come? Sullo schermo troveremo varie biglie di colore grigio, tutte con il valore iniziale di 0 punti. Toccandole, queste diverranno rosse e si espanderanno proporzionalmente al numero di punti che andranno ad accumulare. Quando la somma di tutte le biglie arriverà a 100, avremo passato il turno. Ma dove sono allora le difficoltà? La regola madre del gioco recita: ogni biglia in espansione non può toccare nessun'altra biglia sullo schermo. E, per quanto semplice sia questa regola, rende tutto estremamente complicato, soprattutto perché le biglie si ritroveranno in costante movimento fra loro, finendo con lo scontrarsi frequentemente. Con l'aumento dei livelli, la difficoltà crescerà in maniera costante, rendendo l'apprendimento del gameplay e delle migliori tecniche facilmente assimilabile, ma senza mai divenirlo troppo. Insomma, un perfetto equilibrio tra spiegazione e sfida pura. I livelli disponibili alla partenza sono ovviamente 100, però già dal 40esimo la partita diventa davvero complicata, con legami fra le varie biglie, movimenti strani di altre, bolli taglienti apparentemente inevitabili e tanto altro ancora che non ci permetteranno una soluzione in pochi minuti come nei primi livelli del gioco. La nostra valutazione è estremamente positiva perché con un'idea semplice ma precisa, Andres risulta giocabile all'infinito senza mai annoiarsi e soprattutto senza mai diventare impossibile. Bene, anche per questa video recensione è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di seguirci su Twitter, siamo Justin Apple Pod, di seguirci su Facebook, abbiamo la pagina fan Justin Apple Podcast, e di seguirci sul canale podcast, appunto. Ci trovate su iTunes, siamo Justin Apple. Grazie e alla prossima video recensione.